La solitudine può sembrare a taluno un rifugio all'interno del quale difendere una propria condizione di presunto benessere, ma sempre di più la solitudine fa crescere la paura, logora i legami civili, riduce la voglia di partecipazione, produce sfiducia. Da solo l'individuo è più debole, è più insicuro in realtà. L'ambiente nel quale la persona riesce a realizzarsi è la comunità. Rimuovere gli ostacoli e le barriere che creano emarginazione, iniquità, ingiuste diseguaglianze spetta anzitutto alle pubbliche istituzioni, ma sta anche, come voi dimostrate, a ciascuno di noi, alle formazioni sociali e ai singoli cittadini.